Ciao a tutti e benvenuti a casa mia e al canale Ichio The Cook. Oggi prepariamo un piatto di carne, facciamo le costine alla griglia con una preparazione con rub, come vedete qua ci sono molti ingredienti. Le costine andranno marinate a secco per un minimo di 12 ore, faremo anche 15 ore, dopodiché andremo a togliere e faremo una cottura a bassa temperatura, cioè con il runner, questo lo vedremo dopo. Intanto prepariamo la carne per la preparazione iniziale, che è appunto quella della marinatura a secco. Andrò a togliere dei pezzi di grasso, andrò a togliere la pellicola che c'è nelle costine e poi prepareremo e vi spiegherò il tutto man mano facendo. Adesso, prima cosa, prendiamo le costine, andiamo a togliere la pleura, che è appunto la pellicina che c'è, così si alza un pezzettino di carta. Per toglierla facilmente si pizzica e si tira. Dentro, incidiamo un po', iniziamo sempre a tagliarli, andiamo a prendere appunto l'angolo e tiriamo. Questo cosa serve? Serve a togliere appunto questo. La pellicina risulterebbe molto dura dopo la masticazione quando viene cotta e impedirebbe anche appunto alle spezie di entrare all'interno della carne per profumarla. Andiamo l'angolino qua e andiamo a togliere il tutto quello che riuscite, dopo chiaramente così, eccola, ecco qua, abbiamo tolto tutta. E questa è pronta. Adesso prendo un'altra, questo pezzo qua lo togliamo, è tutto grasso. La carne l'abbiamo mondata, adesso andiamo a fare il nostro rub. Allora, gli ingredienti del rub, dopo le quantità le troverete all'inizio o alla fine, meglio, del video. Abbiamo della paprika dolce, paprika affumicata, zenzero in polvere, aglio in polvere, sale, pepe macinato, senape, cumino e zucchero grezzo. Eccolo qua. Ora non si fa altro che inserire tutto sulla ciotola e mescolare i nostri ingredienti. Così, vino, zucchero e sale. Abbiamo inserito tutto quello che ci serviva, la senape servirà appunto per il collante. Andremo a spennellare le carni e poi ci metteremo sopra tutto quello che abbiamo mescolato qua dentro. Mescoliamo il tutto. Eccoci qua. Allora, a questo punto riportiamo la carne qua sopra e andiamo, mi metto i guanti a questo punto perché sicuramente verrà fuori un macello. Allora, come ho detto prima, spennelliamo di senape. Non ne serve molto, è giusto un velo, perché così le polveri si attaccheranno meglio. Giriamo. Ed eccoci.
e abbiamo finito anche questo pezzo. Ora prendiamo le polveri e cominciamo a spargerle sopra in questo modo. Andiamo a premere. Pronta. Ora raccogliere tutto quello che c'è. Eccoci qua. Adesso prendiamo la pellicola. E andiamo a posizionare la nostra carne, facciamo così, ecco, tutta sopra, una sopra l'altra, e chiudiamo. Giro, facciamo così, eccoci qua. Ora a questo punto questo pezzo di carne, questi tre pezzi di carne andranno in frigo per almeno 12 ore. Dopo queste 12 ore le tireremo fuori e andremo a inserirle dentro a una busta di sottovuoto. Toglieremo l'aria più possibile con la macchina, appunto, per il sottovuoto, e andremo in cottura a 68 gradi per 19-20 ore. Dopodiché arriveranno cotte senz'altro, andranno solo scottate sul caminetto per dargli un po' di crosticina e renderle più gustose, ma dopo vedrete che la carne si sfalderà in bocca come niente fosse. A domani!